Ciao a tutti, sono Ludovico Cianchetta Vasquez, benvenuti in un nuovo video. Se non mi conosci, non ti preoccupare, ti spiego subito chi sono. Sono il massimo esperto per tutto quello che riguarda gli affitti brevi e il mondo di Airbnb in Italia e non solo. Perché dico ciò? Perché i nostri corsi sono disponibili in molteplici lingue, come la lingua inglese, lo spagnolo, il portoghese e il francese. Oggi voglio parlarti di una novità esclusiva, ovvero le esperienze di Airbnb. Che cosa sono? Lo scopriamo in questo nuovo video. Da qualche anno Airbnb ha introdotto una nuova sezione che si chiama Esperienze, oppure Experiences in inglese. Si tratta, come potrai immaginare, di una vera e propria sezione dove l'utente finale, il cliente, può prenotare appunto delle esperienze online e offline, quindi anche dal vivo, in determinati posti del mondo. Praticamente ovunque ci sia una casa su Airbnb, quasi sicuramente c'è anche un'esperienza pronta per essere prenotata. E come funziona? Beh, proprio come negli affitti brevi c'è un host e un guest, dove l'host è la persona che offre l'esperienza e il guest è la persona che la prenota. Una differenza principale però è che mentre di norma all'interno degli immobili c'è un solo nucleo familiare, a meno che tu non stia affittando a stanze, nelle esperienze io posso prenotare uno spazio e poi posso trovarmi a svolgere questa esperienza insieme ad altre persone. Questo significa che oltre a svolgere un'esperienza divertente, formativa, culturale e via discorrendo, avrò anche la possibilità di socializzare con altre persone. E questo è uno dei capisaldi delle esperienze Airbnb. Infatti su Airbnb chiunque può pubblicare le proprie esperienze, a patto di sapere come utilizzare la piattaforma in maniera corretta. Infatti se lato immobili su Airbnb basta pubblicare un annuncio e automaticamente questo verrà reso disponibile al pubblico, sulle esperienze Airbnb un vero e proprio percorso di approvazione. Infatti, se non sai come pubblicare correttamente un'esperienza, potrebbe essere rifiutata e quindi potresti non sfruttare questa meravigliosa opportunità. Ma perché una meravigliosa opportunità? Perché ti dà la possibilità di monetizzare, e anche molto bene, le tue passioni o quelle di altre persone. In che senso? Beh, come detto in precedenza, sulle esperienze Airbnb troviamo qualunque tipo di attività, che può essere svolta dal vivo o addirittura online. Per citarti giusto qualche esempio, abbiamo passeggiate in determinate città, dove non c'è bisogno di essere una guida turistica. Oppure ci sono tour enogastronomici, visite guidate a musei, piuttosto che dei semplici giri in bicicletta, in kayak o addirittura dei tornei di kart. Insomma, qualunque cosa che ti venga in mente, anche non strettamente legata al turismo, come può essere una lezione di tango a Roma o una lezione di flamenco a Venezia, può essere pubblicata sulle esperienze di Airbnb, permettendoti di monetizzare. Ma come puoi monetizzare grazie alle esperienze di Airbnb? Beh, ci sono ben tre modi. Esperienze online, esperienze offline, quindi dal vivo, oppure manager di esperienze. Le esperienze offline, come abbiamo già precedentemente detto, sono esperienze che si tengono dal vivo in qualunque città del mondo. Tu pubblichi la tua esperienza e delle persone vengono da te nel tuo spazio, in un parco, in una piazza, a svolgere l'esperienza. Le esperienze online invece ovviamente sono appunto delle esperienze che avvengono in forma digitale, con il tuo computer e la tua webcam, attraverso un account Zoom che ti fornirà Airbnb, sarai in grado di svolgere appunto delle esperienze. Qualche esempio? Ad esempio è possibile aiutare delle persone a pianificare un viaggio. Comodamente da casa tua potrai aiutare un turista straniero a pianificare la sua vacanza nella tua città. Ad esempio Oreste, da Roma, potrebbe svolgere un'esperienza dove aiuta un turista americano a scegliere i punti da visitare nella città di Roma. Il tutto comodamente da casa sua. Ma ciò non significa che sia economico, infatti le esperienze possono arrivare a costare centinaia di euro per poche ore di lavoro. Ma non finisce qui, se vuoi altri esempi di esperienze online c'è la possibilità di insegnare a distanza a cucinare la pasta, c'è la possibilità di fare dei quiz vero o falso, o addirittura c'è la possibilità di insegnare a disegnare animali e via discorrendo alle persone comodamente seduto da casa tua con una semplice webcam, un computer ed una connessione ad internet. Esiste poi una terza figura che noi personalmente di B&B Academy abbiamo coniato, l'Experiences Manager.
Che cosa significa? Non sei bravo a fare qualcosa che puoi insegnare agli altri? Non hai interesse nell'insegnare cose agli altri e vuoi una rendita slegata dal tuo tempo? Beh, puoi fare il manager di Airbnb Experiences. Che cosa significa? Il tuo lavoro consisterà nel trovare persone che sono in grado di insegnare qualcosa, che hanno un qualcosa da raccontare o che già svolgono attività a turisti e non solo. Grazie alle competenze che ti daremo noi di B&B Academy, sarai in grado di monetizzare queste persone. Prendiamo l'esempio di Caterina, che è una guida turistica nella città di Roma. Caterina già svolge dei tour settimanalmente nella città di Roma, ma non lavora con le Airbnb Experiences. Arrivi tu che sei un Experiences Manager e proponi a Caterina di collaborare. Su tutte le prenotazioni che arriveranno attraverso il tuo annuncio creato su Airbnb Experiences, grazie al nostro aiuto, potrai ad esempio trattenerti il 30 al 40% dell'importo. Quindi non stai convincendo una persona a fare un lavoro nuovo di cui non sa nulla. Questa persona starà facendo il suo stesso identico lavoro che fa tutti i giorni, semplicemente avrà una nuova fonte di clientela. Capisci bene che è un'opportunità incredibile, perché non stai convincendo le persone a fare un qualcosa che non sanno fare, un qualcosa di nuovo o un qualcosa a loro sconosciuto, ma semplicemente stai dicendo loro di collaborare, di avere una nuova fonte di clientela. E tutte le persone che lavorano nel settore del turismo, noleggio bici, noleggio auto, noleggio imbarcazioni, guide turistiche, tour enogastronomici, degustazioni di vini, degustazioni di formaggi, potrei farti una lista infinita, tutte queste persone, tutte queste categorie sono già abituate ad avere collaborazioni dove pagano una provvigione per ogni cliente che viene loro inviato. Quindi la probabilità che loro vogliano collaborare con te è altissima. Chiaramente a patto di sapere come convincerli, saper spiegare i vantaggi delle Airbnb Experiences e soprattutto bisogna saper padroneggiare questa fantastica piattaforma. Ma qual è il vantaggio di essere un Experiences Manager? Ad esempio, se svolgessi le attività per conto tuo, potresti guadagnare ottime cifre. Ad esempio, uno studente del nostro percorso formativo facendo escursioni in mountain bike guadagna diverse migliaia di euro al mese. Tuttavia, non è scalabile, non può fare escursioni tutto il giorno e c'è una limitazione a livello di ore che può lavorare ogni giorno. Ovvero, più di 12 ore di escursioni non ne può fare e quindi più di quelle migliaia e migliaia di euro che guadagna, che è una cifra rispettabilissima, non può generare. Allora qual è il vantaggio del manager? Beh, è che può avere infinite persone sotto di lui che svolgono esperienze in maniera slegata dal suo tempo e in maniera completamente automatica. È come dire fare il manager di un cantante. Una volta che io ho assoldato il cantante e gli ho organizzato i concerti, lui canta, io sono a casa mia e guadagno una percentuale ogni volta che lui canta. Il funzionamento è lo stesso. Trovo una persona che può svolgere le esperienze, pubblico queste esperienze su Airbnb, una volta pubblicate i clienti arriveranno in maniera passiva, lui svolgerà le esperienze e io guadagnerò una percentuale in maniera totalmente automatica, in maniera slegata dal mio tempo, una vera e propria rendita passiva. Quasi sicuramente, infatti, mentre sto registrando questo video avrò ricevuto delle prenotazioni sulle mie esperienze, che però terranno altre persone. Ad esempio una lezione di padel o una lezione di tango, che sono alcune delle esperienze che ho pubblicato, e in qualche momento l'insegnante di tango terrà la lezione e l'insegnante di padel terrà l'esperienza e io starò guadagnando mentre sono magari a casa mia a giocare alla PlayStation o mentre sto dormendo o mentre sto nuotando nella mia piscina. Però le esperienze le staranno terrendo loro e io starò guadagnando il 30, il 40 o il 50% da queste esperienze. Quindi capisci che anche tu puoi avere 5, 10, 20, 30 persone sotto di te che svolgono esperienze e puoi guadagnare ovunque tu sia nel mondo in maniera completamente passiva dal loro operato. Ma attenzione, potresti pensare a questo punto che stiamo sfruttando o stiamo fregando queste persone. Assolutamente no. Come ho detto poco fa, le esperienze vengono prenotate da persone che arrivano dall'estero, persone alto spendenti che addirittura delle volte lasciano anche mance da 40-50 euro dopo l'esperienza. E le persone che collaborano con me e con gli Experiences Manager da noi formati sono contentissime di fare queste esperienze, perché hanno nuove fonti di clientela che lasciano mance in continuazione e soprattutto svolgono lo stesso lavoro che magari già fanno da anni, ma ad un prezzo più alto. Perché ponendoci noi ad una clientela alto spendente siamo in grado di offrire lo stesso servizio che di norma viene venduto, non lo so, a 30 euro, ma a 70 euro,
praticamente a più del doppio, perché ci rivolgiamo ad una clientela alto spendente. Tutto ciò è possibile grazie al nostro metodo certificato Experiences by B&B Academy. Quindi è una vera e propria situazione win-win. Guadagniamo noi manager e guadagnano anche le persone che svolgono le esperienze, che mi sono molto ma molto riconoscenti. A questo punto ti starai chiedendo: come posso anche io sfruttare questa enorme potenzialità? Molto semplicemente abbiamo creato un webinar gratuito dove ti spieghiamo a grandi linee come funziona questo business. Al termine del webinar potrai decidere se accedere al nostro percorso formativo di punta, Experiences by B&B Academy. Infatti Experiences by B&B Academy è il corso più venduto d'Europa per tutto quello che riguarda le esperienze su Airbnb. Trattiamo tutti i temi fondamentali, dalla fiscalità alla contrattualistica, al come convincere le persone a collaborare insieme a noi, al come pubblicare sulla piattaforma e a come scovare ogni settimana nuove opportunità di business. Ma non solo, perché parleremo anche di quali sono le nicchie più profittevoli e ti porteremo anche dei casi studio su delle esperienze che abbiamo lanciato con grandissimo successo. Ma perché un'opportunità che non devi farti sfuggire? Beh, perché quasi sicuramente neanche tu eri a conoscenza di questo fantastico mercato. Perché? Perché in Europa non è così conosciuto lato host di esperienze. Ci sono centinaia di migliaia di persone che ogni mese prenotano esperienze su Airbnb, per lo più turisti stranieri, americani, australiani e via discorrendo, dove la cultura delle esperienze è molto più grande. Quindi gli americani e gli australiani arrivano in Europa e cercano delle esperienze. Peccato che ci sia poca offerta, sono poche le persone che conoscono questa grandissima opportunità. E cosa significa ciò per noi host di esperienze? Che noi che siamo in grado di sfruttare questa grandissima opportunità, questo vuoto di mercato, riusciamo a monetizzare tantissimo. Ci sono tantissime richieste di esperienze e poca offerta. Ciò significa che oggi, accedendo in questo fantastico business, ti puoi reputare un pioniere. È come chi ha acquistato il Bitcoin nel 2009 e dopo qualche anno ha decuplicato il prezzo. Insomma, se stai cercando un'opportunità di guadagno in un mercato nuovo, in fortissima crescita e che quasi nessuno conosce, una vera e propria miniera d'oro, Airbnb Experiences è ciò che fa per te. Ti ricordo che cliccando il link che trovi qua in basso in descrizione puoi accedere al nostro webinar gratuito dove ti spiegheremo tutto nel dettaglio. Non dimenticarti poi di iscriverti al nostro canale e ci vediamo nel prossimo video.